Allora, buonasera a tutti voi che ci seguite per questa serata del 13 luglio, venerdì 13 luglio, questa serata di trasmissioni di Liberi.tv. Iniziamo, come ogni serata, con la virgola del direttore, però una virgola inconsueta. Quest'oggi abbiamo una virgola con l'ospite. In questo spazio abbastanza rapido, di un quarto d'ora circa, siamo in compagnia di Daniele Ambrosini. Daniele Ambrosini, tesoriere, di Radicali Roma. Un'associazione radicale appunto romana, e parliamo con lui di un'iniziativa su cui il movimento radicale, appunto nella sua estensione romana, è mobilitato, appunto, che sono dei referendum comunali, 8 referendum su cui appunto si stanno raccogliendo le firme. Daniele, io ti passerei subito la parola per illustrare di che si tratta. Se riesci molto rapidamente a illustrarci anche che tipo di, da un punto di vista istituzionale, di che si tratta, cioè dove sono previsti questi referendum locali, se sono propositivi, abrogativi, di che tipo di referendum si trattano. A te la parola. Allora, buonasera a tutti. Allora, come si fece anni fa a Milano in vista delle future poi elezioni amministrative, così anche a Roma lo statuto prevede la possibilità di fare referendum consultivi, che danno appunto un'indicazione, un indirizzo, alla fine sono, diciamo, il nostro programma di governo della città. E questi referendum già hanno passato il vaglio di un organo che lo statuto del comune, al quale lo statuto del comune dà la possibilità di vagliarne l'ammissibilità o meno, e tutti e 8 sono stati già resi, diciamo, dichiarati ammissibili. Di conseguenza, le firme, a differenza dei referendum nazionali, si raccolgono già per dei referendum di cui si ha la certezza, poi, una volta raggiunte le firme necessarie, della presentazione. E sono appunto vari temi. Siamo partiti venerdì scorso, abbiamo 3 mesi, ovvero fino al 6, i primi giorni di ottobre, diciamo, e fanno parte, diciamo, il comitato si chiama Roma si muove, quindi invito tutti ad andare sul sito romasimuove.it per vedere di persona diversi argomenti, per conoscerli, e vi invito anche a dare l'adesione per poter fare dei tavoli, per dare il vostro contributo, che può essere economico, ma soprattutto anche importante, fattivo, reale, al tavolo, per raccogliere queste 50.000 firme, che sono molte firme, ma che diciamo un progetto ambizioso, ma molto importante, perché date nella prima settimana si è avuta una buona risposta da parte della cittadinanza, soprattutto alla festa del PD, c'è un'ottima risposta, di una media di 100-200.000, 200 firme a tavolo, e comunque anche un buon entusiasmo da parte della gente. E questo ci spinge, ci sprona a fare sempre, cioè è un'ottima cosa perché ci dà l'energia, soprattutto all'inizio, quando è ancora più complicato organizzare il tutto, far partire la macchina organizzativa. Questi, diciamo, questi referendum si possono dividere in 4 categorie, diciamo, 4 macro aree, che sono più ambiente, meno cemento. Quanti Appunto, sono? allora diciamo che ci sono, allora, uno è sul meno traffico, più cioè meno traffico, meno smog, quindi il discorso è potenziare chiaramente i mezzi pubblici, ma anche il car sharing, il bike sharing, e aumentare la zona ZTL. Inoltre, appunto, potenziare anche nelle zone periferiche, non soltanto nel centro storico, delle aree pedonali e il collegamento di bus navetta tra la parte periferica e gli snodi principali, che possono essere metropolitane oppure l'anello ferroviario, e quindi anche un potenziamento dell'anello ferroviario. Cercare in modo di diminuire il traffico, che è uno dei problemi di Roma, e di conseguenza anche lo smog. Quindi questo come prima cosa. Poi, abbinato a questo, appunto, c'è anche che proprio sarebbe il secondo, è il potenziamento, come dicevo prima, della rete ferroviaria. Cioè, Roma è dotata di un anello ferroviario e questo dovrebbe venire utilizzato spesso anche per il trasporto di merci. Sarebbe utile e ottimale per la popolazione
potenziarlo per il trasporto, diciamo, dei pendolari, ma anche cittadino, perché se è proprio una cerchia che riesce, permette, fosse tutta collegata, di spostarsi, girare la città senza molto modo veloce, molto economico, anche pulito. Quindi poi c'è un referendum sul verde e sul menecemento, ovvero potenziare le aree verdi in ogni quartiere, e rivedere il piano regolatore in modo che ci sia un piano di strutturazione dei vecchi immobili, rendendoli più efficienti anche dal punto di vista energetico, e ridurre la cementificazione che si è creata in questi anni, sia dentro, diciamo, nel centro della città, ma soprattutto nelle aree più periferiche. Un altro argomento è sempre quello sempre in ambito ambientale, è quello dei rifiuti, quindi partire realmente con la raccolta differenziata, la raccolta porta a porta, con una tariffazione puntuale su quanto uno produce, non tanto sulla metratura o su altri indicatori, ma quindi puntuale su quanto uno crea della rifiuti urbani, e anche una divisione tra chi si occupa dello smaltimento e della raccolta, per cercare appunto di potenziare il sistema di raccolta dei rifiuti a Roma. Altri temi sono il mare libero e quindi dare l'accesso libero al mare. Spesso a Ostia si trovano stabilimenti che non hanno nulla di temporaneo o di rimovibile, ma sono dei cancelli o degli ostacoli proprio verso il mare. Si deve pagare per accedere al mare. E secondo noi in questo quesito si pone la possibilità di rivedere le concessioni, ma anche appunto rivedere gli spazi liberi e quelli gestiti dalle persone appunto che hanno in gestione questi arenili. E altri temi invece sono sulla libertà della persona, quindi diciamo sui più diritti, che sono, o uno è sul riconoscimento delle unioni civili, delle coppie di fatto. Quindi in modo che in modo fattivo, non solo con un registro, ma in modo fattivo che il comune dia gli stessi diritti e gli stessi servizi che eroga alle coppie sposate anche alle coppie di fatto, ovviamente che siano etero o omosessuali, indifferentemente. Quindi perché capita spesso che anche famiglie che per il fatto che siano conviventi ma non sposate hanno meno diritti nei confronti per i servizi sui figli, gli asili nido, tutta una serie di cose. Altro quesito, questo ambito dei diritti, è la costituzione di un registro dei testamenti biologici, in modo che anche a Roma si possa avere, diciamo, la possibilità di scegliere di lasciare le proprie ultime decisioni nei casi di fine vita. Altra questione molto interessante è molto utile, perché sono tutti temi molto anche che hanno una valenza molto idealista, politica e così, ma anche molto pragmatica, molto reale. Per esempio è quella del welfare e servizi alla persona, ovvero adesso molte persone che possono essere bambini, anziani o portatori di handicap usufruiscono di servizi chiaramente giustamente da parte del comune. Noi vorremmo fare in modo che questi servizi siano scelti dalla persona e in modo che ognuno abbia il suo voucher e con questo possa decidere autonomamente dove spenderlo. Chiaramente presso delle strutture riconosciute dal comune, ma possa scegliere tra varie strutture e non come adesso che sia quasi costretto o obbligato a scegliere quella cooperativa piuttosto che un'altra. E con questo anche il potenziamento del 3% ogni anno degli asili comunali. Ultima cosa, sempre anche questa molto concreta perché porterebbe a riduzioni dei costi dell'amministrazione pubblica, è appunto viene chiamata meno partitocrazia, che sarebbe l'azzeramento dei consigli di amministrazione delle municipalizzate. Questo porterebbe sicuramente a dei risparmi, ma anche a una gestione più trasparente con un amministratore unico. E poi la gestione open data, c'è l'obbligo all'amministrazione del Roma Capitale dell'utilizzo di open data e portare tutta la gestione, come si fece già altre volte noi con delibere, raccolta firme, appunto, per delibere iniziativa popolare, alla trasparenza nella gestione sia delle municipalizzate che proprio del comune in sé.
Sono tutti temi, diciamo, sono 8 referendum, sono vari, ma rappresentano un po' uno spaccato di un programma elettorale che si vuole porre al sindaco della prossima primavera, diciamo. E questo comitato è composto da radicali, radicali Roma, ma anche radicali italiani, e insieme ai Verdi e Free, l'assessore del Comune di Roma, Croppi, che uscì dalla giunta appunto Alemanno, rappresenta FLI e è una delle 3 componenti che stanno lavorando insieme per portare avanti questa iniziativa, che appunto Ricordiamo vuole che essere Staderini è il più... presidente del comitato, se non sbaglio. Come? Ricordiamo che Staderini, Mario Staderini, è Certo, presidente del comitato. sì. Giusto. E il tesoriere era Riccardo Magi, che è appunto il segretario di Radicali Roma. Questa iniziativa vuole essere il più aperta possibile a chiunque voglia partecipare, che possono essere comitati locali, tematici, associazioni, perché appunto, come spesso capita, noi radicali vogliamo fare un'iniziativa e sull'iniziativa vogliamo trovare l'unione delle forze, non tanto che sia nostra o di qualcun altro, l'importante è raggiungere l'obiettivo perché è un tema, diciamo, è un obiettivo ambizioso, ma i temi valgono la pena portarli avanti, appunto come ho cercato di spiegare, e più siamo, meglio è, perché l'obiettivo è lontano da raggiungere, però è fattibile. Certo, Davide, senti, Sfido diamo qualche chiunque. informazione, se mi consenti, qualche informazione Certo. sulla come fare a firmare. Allora, ci sono dei tavoli che sono ovviamente di giorno in giorno varia il posto. E quindi dove ci possiamo informare su questi tavoli che sono che variano secondo dei giorni e dove possiamo invece firmare di diritto come cittadini di Roma, ovviamente, e oltre ai cittadini di Roma, tutti i giorni invece. Allora, sul sito verranno appunto elencati di volta in volta i vari tavoli che ci saranno. Allora, fino a quando ci sarà la festa dell'unità del Partito Democratico qui a Roma, quindi fino a fine mese circa, ci saremo ogni sera, quindi sicuramente lì è un tavolo fisso che si troverà sempre. E in più cercheremo di essere negli eventi dell'estate romana, quindi ai Gay Village, a Capannelle, a Villada, così. Quindi chiaramente adesso più siamo, più persone danno disponibilità, più tavoli riusciamo a coprire. Quindi invito comunque tutti ad andare sempre sul sito, sia per vedere i tavoli, per informarsi meglio su i temi trattati, leggendo i testi dei referendum, ma anche per dare la disponibilità, in modo che si possano fare più tavoli possibili e parli anche e così più gente possa firmare. Sicuramente a breve riusciremo. Il discorso è che all'inizio è un po' difficile organizzare, gestire la macchina, diciamo, dei tavoli, perché bisogna telefonare persone, coordinarsi, scegliere i posti più adatti per la raccolta firme. All'inizio stiamo anche testando vari posti, perché non sempre un posto che attira molta gente attira molte, dà molte firme, a seconda Certo, anche certo. dell'audience, delle persone che ci Ricordiamo che la vanno. festa del PD, ricordiamo che è praticamente vicino Caracalla, insomma, quella che i romani conoscono come passeggiata archeologica e penso che si protrarrà per tutta Posto comodo da l'estate. raggiungere, certo. E volevo chiederti se era possibile anche firmare nei municipi. Al momento non ancora, però stiamo provvedendo perché è partita da una settimana. A breve provvederemo per questo. Sì. D'accordo, allora Davide, io ti ringrazio, ti dico fin da subito che Liberi.tv farà il possibile per promuovere questa cosa, se magari anche altri rappresentanti di questo comitato vorranno avere uno spazio, noi saremo ben lieti di darglielo. A questo punto io ovviamente invito tutti quanti quelli che ci ascoltano, romani ovviamente, a firmare per questi referendum e se possibile appunto anche a contribuire per la raccolta firme, a dare una mano per questo strumento di partecipazione popolare. Ti ringrazio, faccio gli auguri a Radicali Roma e a questo comitato Roma si muove. Ti ringrazio ancora e ti attendiamo di nuovo su Liberi.tv e nel frattempo, per salutarti, passo ad illustrare il palinsesto di quest'oggi, di Grazie a questa voi. sera. Grazie Daniele. Allora, dopo la virgola del direttore, avremo lo spazio certi diritti.
intitolato, tenuto ovviamente a cura di Riccardo Cristiano, il nostro titolo sarà Ama il prossimo tuo come te stesso, i gay credenti in Italia. Intervista ad Andrea Rubera, coordinatore dell'associazione Nuova Proposta in Roma, Nuova Proposta Roma, a cuore di Riccardo Cristiano ovviamente. Alle 21.45 avremo lo spazio Economia e Mercati Open Market, commenti e analisi sull'andamento dei mercati finanziari condotto da Alfredo Pauciulo con Riccardo Cristiano. Alle 22.15 Voci Radicali, puntata di Voci Radicali, quest'oggi io appunto curerò questo spazio in collegamento con l'Associazione Radicale Abruzzese e avremo una conversazione con Rosa Quasibene, segretaria dell'Associazione Radicale Abruzzo. Alle 22.45 avremo a tavola con la letteratura, consueto spazio tenuto da, meglio, curato da Giancarlo Carciolari, intitolato La coincidenza di Fulvio Caccia, edizioni Triptych. Questo ovviamente è si commenterà appunto un libro, intervista a Fulvio Caccia, autore del romanzo La coincidenza, dove è ripreso l'episodio di una strage all'Università di Montreal nel 1989, in cui uno studente uccise 7 studentesse dopo averle separate dagli altri studenti. Alle 23.15 avremo Leggera Euforia, il titolo, lo spazio ovviamente sull'antiproibizionismo tenuto di consueto da Claudio Sterzi, il titolo di questa sera è Giovanardi è il nostro miglior testimonial, un uomo immagine negativa che fa molto per l'antiproibizionismo. E quindi avremo notizie, approfondimenti appunto dal panorama antiproibizionista, con un ospite che sarà appunto una radicale storica, Yolanda Casigliani. A questo punto io nel ricordarvi che Libri.tv è un'associazione che si autosostiene e che quindi sono gradite, utili, direi quasi indispensabili adesioni per supportarci, vi invito ovviamente a iscrivervi e tutte quante le indicazioni stanno sul nostro sito. Ringrazio Donato Volpicella per la regia che curerà questa sera e vi invito a seguire il resto delle nostre trasmissioni. Grazie ancora, a più tardi.